cominciamo questa giornata, è un piacere essere qui. Puoi prendere fiato, Bonestri, visto che sei arrivato in ritardo. Ho fatto fare una corsa, ma va bene il fisico di corsa. Dicevo, quindi è un piacere essere qui e dialogare con chi si avvicina al mondo dell'architettura, si avvicina al mondo del lavoro, con noi che invece lo facciamo da tanto tempo. Io in particolar modo da 28 anni che ho creato questa azienda e che come voi da giovanotto e come tutti ai primi lavori si pensa di intraprendere un'attività, un'azienda che non esisteva, quindi che non è un'eredità di famiglia, creata da zero, come tante aziende del nostro patrimonio industriale che abbiamo in Italia, che meritano di essere valorizzate, e perché è veramente un patrimonio che non troviamo anche in giro per il mondo. La nostra imprenditoria credo che sia fra le poche, così come strutturate. Ecco, quindi questa esperienza che nasce sempre con un occhio attento a quella che è la sostenibilità. Oggi, in questi giorni, al MADE, che è una fiera importante e dove i concetti della sostenibilità sono di primo ordine, abbiamo introdotto questa nuova divisione di prodotti per le facciate, e per le facciate noi abbiamo definite che respirano. Perché le facciate che respirano? Perché in questi periodi, in questi tempi in cui si parla tanto di sostenibilità e di risparmio energetico, però a volte non si sempre viene rispettato quello che è la traspirazione di una superficie e di un muro. Ecco perché con i nostri materiali vogliamo dare anche qui un senso al ciclo completo, proprio per dare una traspirazione alle superfici. Come? I metodi sono conosciuti, se vogliamo, perché si passa da quella che può essere una parete ventilata, si passa da quello che possono essere materiali naturali, però molte volte, come dicevo prima, questi principi che devono salvaguardare la traspirazione non vengono rispettati. Perché? Pensando al risparmio energetico, si fa un sistema cappotto con dei materiali sintetici, si appoggia alla superficie e in quel caso, nel momento in cui noi creiamo questa barriera che protegge sì quello che riguarda il risparmio energetico, ma poi non fa traspirare la parete. E qui subentra un problema, una soluzione è un problema, soluzione di risparmio energetico, problema di traspirazione. All'interno delle case ci troveremo con delle problemi. Ecco, questa è un po' la sintesi. Quindi il progetto che stiamo portando avanti per le facciate è quello di utilizzare le tecnologie oggi permesse, e quindi dove la scienza e la ricerca è arrivata, creando una parte di parete ventilata con il supporto di materiali naturali tipo la lana di roccia, piuttosto che il sughero, piuttosto che il legno, piuttosto che altri materiali che comunque sono traspiranti, e staccandoci da quella che è la superficie esistente, quindi il muro esistente, garantendo la traspirazione. Quindi un'architettura che respira, una superficie coibettante, quindi mantenendo il risparmio energetico, garantendo quelli che sono tutti i parametri del risparmio energetico, con il vantaggio di avere la traspirazione. Questa è, così, cercando di darla in una rapida sintesi. La nostra azienda ha sempre portato avanti negli anni tutto quello che è la ricerca e tutto ciò che riguarda la sostenibilità. Abbiamo da sempre questo nel nostro modo di lavorare e la nostra missione. Oggi, per fortuna, il mondo va in questa direzione, per fortuna il mondo dell'architettura ha rivisto alcuni aspetti che magari negli anni passati sono
si erano un po' lasciati da parte, si pensava solo a costruire, non pensando al come, non pensando alle problematiche che potevano avvenire in una costruzione, si è pensato a costruire. Adesso si pensa a costruire come, pensando alle problematiche, pensando al rispetto dell'ambiente, pensando al rispetto anche della salute di chi vive negli ambienti, perché nel momento in cui noi creiamo questa, diciamo, superficie esterna che non lascia traspirare, se pensiamo poi alle finestre che sono con dei vetri coibentanti, se pensiamo agli infissi che sono sigillati, se pensiamo a tutto questo, è come se noi ci mettessimo, io porto sempre questo esempio, una sportina di nylon in testa e poi la chiudiamo, a un certo punto l'aria che c'è dentro finisce e soffochiamo. Questo non avviene in una casa perché prima o poi apriamo la finestra, prima o poi apriamo la porta, ma se noi la teniamo chiusa un giorno, due giorni, sigillata e mettiamo una pianta dentro, questa qui sparisce, muore. Ecco, perché non c'è una reazione, non c'è una traspirazione per nessuna maniera. Quindi il rispetto per il nostro futuro nel mondo dell'architettura deve essere la base, deve essere ciò che ognuno di noi dobbiamo avere come principio. Invitiamo i signori espositori e visitatori che le convengono, verifica della coperta cose in opera dei Facciamo questo perché altrimenti facciamo una pausa e dopo Sala per inizio presso il pavimento 18. Grazie. Anche noi ringraziamo e non andiamo in sovrapposizione. Bene, quindi dicevo, le tematiche che oggi l'architettura deve affrontare sono tematiche importantissime della sostenibilità e di guardare verso il futuro. Quindi noi abbiamo introdotto negli ultimi anni questo messaggio, il senso della materia, che ogni volta viene declinato in funzione di ciò che ci troviamo. Il senso della materia nelle superfici interne, ovviamente sempre rispettando l'aspetto della traspirazione, rispettando quelle che sono le regole della massima sostenibilità, quindi utilizzando materiali naturali, utilizzando materiali che vengono dagli scarti di altre produzioni. Porto solo un esempio: gli scarti del travertino, del marmo, di pietre, di altre sostanze naturali e quindi di altre materie naturali. Quelli che sono gli scarti noi li riutilizziamo, li polverizziamo, li micronizziamo e facciamo sì che poi possano diventare una materia che insieme ad altri leganti la fanno stare insieme e riproduciamo per marmo, riproduciamo per travertino sia negli interni sia negli esterni e quindi ridiamo vita ad un nuovo prodotto. Ridiamo vita a quel travertino perché quel travertino diventa identico, uguale a quello naturale riportato con le stesse materie riportato in superficie. Stessa cosa per un marmo, stessa cosa per altri materiali, sempre in termini di pietre. Ecco, quando parliamo di altre finiture che possiamo andare al ferro, quindi al ferro antico, anche qui attraverso l'utilizzo di parti micronizzate riusciamo a riprodurre quello che è il ferro antico, quindi quelle che sono tutte le lavorazioni del ferro senza andare a utilizzare la lastra di ferro, ma riproducendo quello che è il ferro. Tutte queste tecniche che sono frutti di anni e anni di ricerca, sempre nel principio di rispettare quello che è il nostro futuro, perché è l'elemento fondamentale della nostra vita. Non possiamo continuare a distruggersi da soli. L'uomo è una gran bella cosa, però quando agisce con la sua intelligenza per fare del male, purtroppo ci riesce e questo dobbiamo eliminare. Dobbiamo prendere la parte buona che abbiamo in noi e ognuno dobbiamo prenderci questo impegno. Un imprenditore ha un impegno verso il futuro, come ce l'ha un architetto. L'architetto ce l'ha ancora di più dell'imprenditore, perché molte volte è colui che prescrive. Per cui se un architetto fa una sua ricerca di materie che sono sostenibili, ecco che automaticamente chi poi deve utilizzarlo deve ingegnarsi per mettere e soddisfare quell'esigenza del progettista. Quindi il progettista è un elemento fondamentale che arriva ancora prima. Bene, io approfitto di questo per lasciare più spazio delle domande. Ok, se c'è qualcuno che fa delle domande stop per inizio.
siamo pronti a rispondere. Capisco che è difficile fare magari domande specifiche, cerco io di aiutare, quindi di fare degli esempi pratici, pensando dove viviamo, nelle case in cui viviamo, perché tutti quanti viviamo in una casa e pensiamo al problema di, non so, di una superficie interna che ci crea delle muffe, che ci crea delle problematiche, oppure di una superficie esterna che la vediamo che ha bisogno di essere ristrutturata. Pensando a un edificio esistente, ci sono i sistemi per poter intervenire nell'edificio esistente. Più facile intervenire nella nuova costruzione, perché si parte da un sistema nuovo che si deve impostare, però diventa più facile nel momento in cui c'è la volontà di utilizzare dei prodotti naturali. In questa fiera vi sono delle presentazioni e noi siamo presenti al padiglione 7 in tre installazioni di tre case vere, scala 1-1, dove si presenta quello che è il concetto di una casa ecologica rispettando tutti i criteri. Possiamo passare da una casa costruita con della canapa, vista con della malta e quindi pareti costruite con canapa e malta, poi rivestite con dei prodotti naturali per dargli una finitura. Passiamo a delle case di legno poi rivestite con dei materiali naturali e con un termocappotto e quindi anche con un sistema di areazione fra il supporto diciamo di risparmio energetico, quindi il pannello che fa da coibente per il risparmio energetico e alle superfici interne. Passiamo a delle case prefabbricate in metallo e poi tamponate. Ci sono diverse soluzioni che sono case scala 1-1 e si possono vedere e toccare con mano. Questo è un altro esempio pratico di come utilizzare nell'architettura i materiali naturali. Buongiorno. Sì, forse se o vieni qua oppure se no la voce. No, magari. Se abbiamo... Un attimo. Ma lei si è stato così bravo all'inizio che, come dice qualcuno, si è fatto una domanda e si è data una risposta. Bravo. No. Magari se ti allontani un po' forse risolviamo anche l'aspetto tecnico. Visto che non c'erano le domande, è stato sì. Bravo comunque. Sentite? Sì, bravo. Volevo fare una considerazione a proposito della cosa che ha detto nell'introdurre il prodotto che presentate più o meno. Ed è questa. Andando dietro nel tempo, i sistemi di compensazione sono nati con pannelli che sostanzialmente creano una barriera per contenere l'aria che viene riscaldata, raffreddata all'interno degli ambienti e quindi giustamente questo comporta una stagnazione. Questi materiali normalmente offrono una cappa estremamente interessante, non offrono un fattore di radiazione che consente il cambio dell'aria. Se ho capito bene, i prodotti che normalmente creano una barriera interiore alla parete e l'esterno che creano un prodotto di radiazione, sì. O vengono applicati direttamente sulle pareti come una forma di coating per traspirare. Sì. Le soluzioni possono essere utilizzate entrambi. Quella applicazione diretta è chiaro che pur utilizzando una lana di roccia che è un materiale naturale, però fa uno spessore, quello spessore comunque riduce la traspirazione, perché non è che noi siamo lì con un compressore da dentro o da fuori a buttare aria, quindi è ovvio che facendo questo spessore c'è traspirazione, però si riduce. Se noi creiamo invece anche una piccola camera d'aria, non proprio da parete ventilata che molte volte raggiunge anche i 5 cm per creare proprio una camera d'aria, ma staccato
in modo tale che comunque interrompe il caldo e il freddo, perché chiaramente noi, essendo dall'esterno, il sole picchia sul massello che viene riportato, che respinge o accumula questo calore. La barriera, diciamo, che si mette fra questa, cioè di distacco, serve, nel calcolo che comunque è stato fatto da parte degli ingegneri, serve per eliminare. È ovvio che noi non possiamo creare, come nelle pareti ventilate, che c'è la circolazione dell'aria, perché altrimenti dovremmo dotare degli altri sistemi. Per cui è un sistema che permette di non essere attaccato completamente, aderente, per riuscire a dare quella parete interna, quella traspirazione, e di avere il coibentante fuori che interrompe il contatto diretto. Questo è il principio. Prego. Altre domande? Bene. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Sì, possiamo aggiungere e ribadire sicuramente quello che dicevo prima, che l'importanza, e visto che siamo anche in un laboratorio di ricerca, di studio, di analisi su quelle che sono le costruzioni, sono state le costruzioni in passato per ovviare queste problematiche facevano delle pareti da 40 centimetri, no? Per cui a quel punto il muro era di 40 centimetri e prima che il freddo e il caldo fosse arrivato all'interno si fermava nell'ambito di quei 40 centimetri. Oggi le costruzioni negli anni 70 si sono ridotte a 25, 22, 23 centimetri, di conseguenza con materiali anche molte volte vuoti all'interno, e quindi sappiamo le problematiche. Ecco, quindi oggi le ricerche e gli studi, e soprattutto chi deve progettare per il futuro, l'attenzione è guardare attentamente ai materiali che vengono utilizzati. Quindi fermarsi un minuto in più, per dire un ordine di tempo, no? Ad analizzare attentamente quelli che sono le materie, i materiali che vengono utilizzati nell'ambito della costruzione. Una costruzione si fa una volta, e quella volta che viene fatta deve essere fatta con i giusti criteri. Intervenire dopo in quella costruzione comporta tutte le necessità che dicevamo adesso, ok? Perché bisogna intervenire, un muro c'è e quindi ha le sue caratteristiche, bisogna, se siamo in un centro storico è difficile fare degli interventi perché abbiamo beni culturali e le belle altre che impongono giustamente il rispetto di determinate caratteristiche, per cui diventa difficile. Di costruzioni nuove se ne fanno di meno negli ultimi anni, ma si continuerà a farne, quindi bisogna progettarle bene, non solo dall'aspetto estetico, ma soprattutto nell'aspetto del rispetto di quelle che sono delle regole del vivere poi, e quindi delle problematiche che possono essere. Oggi ci sono tante soluzioni, bisogna verificare quelle che effettivamente sono e guardano al futuro, e non quelle che magari in quel momento hanno un abito verde e si sono messi un abito verde per l'occasione. L'abito verde bisogna averlo per convinzione, bisogna averlo dentro, perché ogni studio, ogni ricerca va fatta in quella direzione. L'invito quindi che faccio alle persone, ai ragazzi che si avvicinano al mondo dell'architettura e della progettazione, per il nuovo di adottare ovviamente il massimo rispetto, per l'esistente di ricercare quelle tecniche che magari possono essere un po' più costose, ma consigliarle, spiegarle, facendo capire al committente che anche qui, quando si interviene a fare un intervento esterno, il costo più elevato è un permesso per avere mettere i ponteggi, tenere i ponteggi in piedi e poi togliere i ponteggi. Finite queste operazioni, l'intervento del materiale che viene applicato nella superficie, non dico che diventa minimale, ma comunque è una componente che incide, ma se utilizziamo dei materiali buoni, di qualità e che hanno un rispetto, poi non si interviene nel tempo a dover rimettere il ponteggio e dover fare tutta la procedura per rifare quella facciata. Quindi dobbiamo ripensarle le facciate, ripensarle in un'ottica di un rispetto di quello che è il nostro futuro e di quello che soprattutto poi è l'ambiente in cui viviamo internamente.
Io sì, direi che se grazie, cioè non c'è altro, direi che possiamo terminare per evitare di ripetersi. Poi se ci sono delle domande, dei quesiti, attraverso gli strumenti di comunicazione che oggi ci sono concessi dalle nuove tecnologie, quindi con i blog per attivare delle domande, inviando delle mail, inviando delle comunicazioni, possiamo anche continuare un dibattito per chi ci ascolta anche da casa, per chi ha delle esigenze particolari. A volte fare una domanda in pubblico e rompere il ghiaccio è difficile, molte volte invece troviamo che davanti a un computer con più calma e con più anche tempo per pensare alla domanda da fare viene più facile, quindi l'invito è anche quello di utilizzare la tecnologia, specialmente i più giovani che sono molto bravi in questo, e dando vita a questi blog che sono una forma di un dibattito in piazza, se vogliamo, perché il blog è fondamentalmente la chiacchiera che viene fatta al bar. Noi in azienda abbiamo adottato di questi strumenti, li adottiamo perché riteniamo che il confronto fatto con gli addetti ai lavori sia fondamentale. Sentire la richiesta, l'esigenza, la critica, il suggerimento sono elementi basilari che molte volte superano anche quelli che sono i valori della ricerca, perché poi fondamentalmente ascoltare questi suggerimenti è anche questa una grande ricerca. Perché? Perché avviene da chi opera sul campo, da chi ha il suo problema, da chi ha la sua esigenza, che desidera trovare una soluzione. Quindi è molto importante ascoltare le voci. Io passo da un convegno all'altro, da una fiera all'altra, ascoltando sempre le voci delle persone che mi danno i suggerimenti. E devo dire che tante di queste poi vengono utilizzate.